L'amore visto con gli occhi dei bambini, l'amore spiegato attraverso le parole dei bambini, è semplicità e tenerezza nelle piccole cose che poi piccole non sono, è nelle attenzioni, nel pensiero degli altri, nei gesti semplici, perché poi alla fine l'amore è davvero una cosa semplice ed è bello così ed è giusto così. Sembrano proprio i più piccoli a poter insegnare ai grandi come si possa vivere l'amore e lo spiegano in maniera chiara e diretta con una naturalezza che spiazza. Com'è questa festa? Bella. E tu sei sceso stamattina con chi? Con mamma e nonna. Ma tu sei fidanzato? Con chi? Con mamma, che le voglio, che la voglio bene. Stiamo vedendo tu la chiesa di San Valentino. Ma lo sai che festa è? Sì, la festa di San Valentino. Degli innamorati? E tu sei innamorata? Sì, sono fidanzata e si chiama Valentino. E gli sto dando anche la mano. E lui lo sa che è fidanzato con te? Sì. Gli vuoi fare una dedica? Sì. E che gli vuoi dire? Che gli ho portato il cuore di sottorosa. Che cos'è l'amore? Portare una cosa. A chi? A mamma, nonno, zio. Che cos'è l'amore? Papà. Volersi bene. Tua mamma più cucina qualcosa e più da un gioco. Che cos'è l'amore per te? E quanto più vale carezze e i baci pida. Che cos'è l'amore? Chi me lo dice? Io. Aia. Quando mamma esce dalla macchina e dà un bacino a papà. Papà prima di andare a lavoro, mamma dà un bacio a papà. Quanto non ha retta, beve il succo di mandarino. Per me l'amore è anche per me. Quando mamma mi fa le tortoline e mi abbraccia forte quando andiamo a dormire. Quando mamma mi fa la spremuta di arancia. Quando le persone si vogliono bene. Quanto colpita un cioccolatino e una caramella. E tu che le dai? Gli do un giocattolo che ho portato io da casa. Buon